La matematica può essere un antidoto logico per combattere il fenomeno delle ludopatie. E questa è la tesi da cui è partito il fisico Diego Rizzuto per spiegare ai ragazzi, durante l'incontro avvenuto il 9 maggio al Salone del Libro, come sia improbabile vincere al Super Enalotto o alle slot machine che si trovano nelle tabaccherie. Relatrice e ospite d'eccezione la iena Nadia Toffa, che è intervenuta al dibattito spiegando al numeroso pubblico presente in sala di quanto sia inutile e dannoso per la nostra società il gioco d'azzardo. Al termine del dibattito si è svolta la cerimonia di premiazione del concorso Cultura della legalità e dell'uso responsabile del denaro, realizzato in collaborazione con la Regione Piemonte e l'Ufficio Scolastico Regionale. Io credo che sia l'unica difesa che abbiamo, nel senso che ci troviamo di fronte a un fenomeno che viene sponsorizzato, no? Dallo Stato, perché comunque c'è la pubblicità dei giochi che sono proposti, quindi dell'offerta ludica, e quindi il nostro modo per essere d'aiuto alle persone che soffrono di questa patologia, ma anche alle persone che vogliono prevenire, no? Questo problema, l'unico modo è informare, parlarne, soprattutto iniziando dai ragazzi, quindi anche dai bambini. E poi ovviamente l'informazione andrebbe fatta anche alle persone adulte. Un dato di qualche giorno fa, che sono molti ragazzini che giocano d'azzardo, e a volte capita bambini addirittura di 8 anni che vengono indotte dalle nonne a grattare gratta e vinci. Allora è evidente che queste nonne non sono consapevoli del gesto che stanno facendo, perché l'ultimo volere sarebbe quello, no, di far del male al proprio nipotino, e quindi noi dobbiamo spiegare alle persone quali sono i rischi e che comportamenti di questo tipo possono nuocere al futuro dei nostri ragazzi.